Jean, questo è un nuovo appuntamento con Dodicesimo in Campo, grazie alla regia. Mancava la musica. Ben ritrovati! Questa sera torneremo ad occuparci della vicenda di Luca Fanesi. Sicuramente ricorderete il tifoso di San Benedetto che nella scorsa stagione fu colpito in maniera molto grave, presumibilmente dalla polizia a Vicenza al termine della partita. Avevamo già parlato di questi fatti l'anno scorso, se ne sono occupati a più riprese anche diverse trasmissioni a livello nazionale. Questa sera torniamo a parlarne, vedremo anche delle immagini che riguardano questa tristissima vicenda. Sentiremo al telefono proprio Luca Fanesi che ci racconterà come sta andando, soprattutto come sta in questo momento. E poi torneremo, apriremo una parentesi anche sui fatti di Firenze di due settimane fa al termine di Fiorentina-Atalanta e sentiremo al telefono l'onorevole Daniele Belotti. Insomma, rimanete con noi per tutta la puntata. Dal bentornato nei nostri studi alla mia aiutante Fabrizio. Ciao Milva, buonasera a tutti i telespettatori. Ciao Fabri, grazie per essere con noi. Allora, dicevo che avremmo parlato questa sera di Luca Fanesi e quindi da San Benedetto con noi il fratello di Luca, Massimiliano Fanesi. Ciao Max, ciao, grazie a voi. Accomodati. Buonasera a tutti. Allora, noi non abbiamo voluto chiamare altri ospiti questa sera perché vogliamo dare tutto lo spazio della puntata a questa vicenda, anche perché in tanti ci avete scritto in queste settimane chiedendo di tornare ad occuparcene. Detto fatto. Fabrizio. Potete mandarci come sempre un messaggio di WhatsApp o un SMS all'indirizzo in sovraimpressione. Potete seguire anche la diretta streaming sul sito 6LaTV. Abbiamo un piccolo problema con Facebook, nel senso che al momento non c'è la diretta, ci teniamo a precisare che non dipende da noi, stiamo comunque cercando di risolvere, quindi se volete scriverci mandateci appunto un messaggio. Sì, grazie Fabrizio. Speriamo che i problemi con Facebook vengano risolti velocemente, ma come diceva Fabrizio non dipende da noi, dipende proprio da Facebook, però ci auguriamo che insomma, possiamo tornare in diretta breve, ma c'è sempre la diretta streaming comunque per chi ci vuole seguire da fuori Lombardia. Allora Massimiliano, bentornato, grazie per essere tornato a trovarci. Grazie a voi. Insomma, è una vicenda di cui si parla ormai da più di un anno, dal settembre era dell'anno scorso. Novembre, 5 novembre. Novembre, vero. So che tra l'altro ultimamente chi l'ha visto è tornato ad occuparsi di questa vicenda, non è la prima volta che l'ha fatto, una vicenda di cui si sono occupate diverse trasmissioni a livello nazionale, perché è una storia che insomma ha toccato molto quella di tuo fratello. Vogliamo magari ripercorrere un attimo, raccontare per chi magari non l'avesse seguita, per chi non la conoscesse, per chi non ricordasse che cos'è accaduto esattamente? Allora, quel oramai diciamo famoso 5 novembre del 2017 a Vicenza si giocava la partita di campionato di Lega Pro Vicenza-San Benedettese e mio fratello era partito con più di altri 600 tifosi, erano circa 620 tifosi della San Benedettese per seguire appunto la propria squadra allo stadio Menti. E già qualche problema prima della partita c'era stato perché con questa storia dei biglietti nominali già il venerdì sera, quindi il sabato mattina, sai quanti tifosi seguiranno la squadra. Chi con mezzi propri, chi con pullman. All'uscita di Vicenza Est venivano raggruppati il più dei tifosi, quindi penso circa 450-500 tifosi, però c'erano solo tre navette dei pullman, quelli arancioni, quelli sì. del servizio cittadino. Ovviamente riempito il primo, non bastavano gli altri due. Tra l'altro pioveva, si è deciso di fare andare il resto dei tifosi con i propri mezzi. Se magari ci fossero stati dei pullman, più pullman, quello che poi è successo dopo la partita magari si sarebbe potuto evitare. Questo per far capire un po' l'organizzazione che c'era quel giorno. No, hai fatto bene, perché è una cosa che succede molto spesso. Sanno esattamente quante persone arrivano e non c'è un'organizzazione adeguata, perché se metti tre bus navetta per 600 persone è chiaro che non riportano le cose. Se c'è un servizio d'ordine, come dicevi tu, organizzato, ce ne volevano forse almeno una decina. E poi va bene, il prefiltraggio eccetera eccetera, durante la partita i soliti sfottò. Subito dopo la partita, circa mezz'ora dalla fine della partita, a 100 metri dallo stadio,
non è che partiamo in aperta campagna, a 100 metri dal stadio, siamo nell'epoca del prefiltraggio, dei tornelli, eccetera, eccetera, a 100 metri dallo stadio, dove si incontrano le due strade che vengono percorse di solito, da un lato dei tifosi di casa, da quell'altro lato dai mezzi dei tifosi ospiti, c'è un parco che unisce queste due strade e una piccola via. Io prendo il racconto quello che penso che sia vero, perché poi ce ne sono stati tanti di racconti, anche questo è un criterio per poter valutare che qualcosa nelle indagini secondo me non ha funzionato. Ci sono da parte dei tifosi del Vicenza dei lanci di fumogeni e bottiglie all'indirizzo dei tifosi della Samb, i quali si fermano, scendono, raggiungono i tifosi del Vicenza, succede quello che succede, io adesso c'è stata una rissa, magari se ne sono da, poi nel tornare indietro è intervenuta in netto ritardo il reparto celere che ha fatto da tappo ai tifosi della Samb che dovevano ritornare nei pulmini, quindi diciamo che quello che non doveva succedere già era successo, quindi bastava far rientrare i ragazzi nel pulmino, questa è una mia valutazione, prendere i numeri di targa e poi fare quello che invece si è operato diversamente e dietro un cellulare proprio davanti, poi se ci sono le immagini sì, posso, poi le vediamo. Guarda caso proprio davanti allo sportellone del cellulare rimane ferito mio fratello in una pozza di sangue, nessun poliziotto in quei momenti lo ha soccorso, cosa quantomeno strana, si vede un ragazzo per terra in una pozza di sangue, invece di andare, almeno uno, non dico tutti, uno, due, cosa è successo? Tutti che si allontanano terrorizzati, infatti i primi soccorritori sono stati compagni. E mio fratello riporta quattro fratture dalla parte destra, una sulla tempia, una sopra l'orecchio, una dietro l'orecchio, una alla base del collo, due ematomi sopra il cranio, una contusione frontale e sullo zigomo un bozzo. Quindi la testa di mio fratello doveva essere una palla che ha sbattuto a destra, a sinistra, tutte le parti del corpo. È stato per ben 40 giorni in coma, ha subito tre interventi e poi i primi di marzo è ritornato a casa dal 5 novembre. Ecco, tu hai raccontato molto bene, hai fatto un quadro preciso di come si sono svolti i fatti presumibilmente quel giorno. Sicuramente qualcosa nell'organizzazione dell'ordine pubblico non ha funzionato. Io lo dico sempre, non mi occupo di ordine pubblico, quindi no, non mi permetto. Poi scusa Milva. Prego, prego. In quel punto dove si incontrano, diciamo, nel parco le due strade, una che fanno i tifosi di casa, a presidiare quel posto c'era una transenna e un vigile urbano. Ecco, segno evidente che insomma forse, io ripeto, non mi prometto di giudicare, faccio semplicemente un'analisi molto terra-terra, forse andava magari gestito l'ordine, il servizio d'ordine in maniera diversa, anche perché la rivalità tra Vicenza e San Benedettese esiste comunque tra le due tifoserie. Non direttamente, ma però, indirettamente, perché esatto. Vicenza è gemellata con i tifosi del Pescara e esatto. Tra Pescara e San Benedetto non... Poi insomma arrivano 600 tifosi da fuori. Forse se si vuole evitare che ci sia un contatto, magari nel punto in cui le due tifoserie si possono incontrare, forse magari un servizio d'ordine diverso poteva servire a evitare questo. Dopodiché i ragazzi di San Benedetto non hanno mai negato che ci sia stato questa rissa o questo inizio di rissa, l'hanno sempre detto, è vero, c'è stato questo contatto, non è successo niente, nessuno si è fatto male, mi è parso di capire in quel frangente, dopodiché stavano tornando, come dici tu, ai loro pullman. E a quel punto forse c'è stato un intervento un po' tardivo, perché anziché fermarli, magari, cioè, visto quello che è successo, se li lasci tornare al loro pullman, se ne vanno, come dici tu, prendete la targa, li fermate più avanti, se qualcuno deve essere denunciato, nessuno si è mai nascosto, si beccherà la denuncia, la diffida, certo. E ci sta. Quello che poi è successo, esatto, perché ci sta. Molti si sono, 28, compreso mio fratello, compreso tuo fratello, si sono presi chi 8 anni, con 5 di firma, chi 5 anni con 5 di firma, mio fratello ha preso 5 anni con 5 di firma, poi il ricorso alla Cassazione ha levato a tutti l'obbligo di firma, ma per un errore che hanno commesso gli organi competenti, burocratico,
per aver vizio di forma, di solito vizio di forma, esatto. Succede spesso, fortunatamente. Allora, vediamo proprio un minuto di immagini in cui si vede tuo fratello che ancora non ha perso i sensi, ma si vede chiaramente che insomma ha diversi segni in testa ed è chiaro che non può, cioè, se anche fosse caduto avrebbe una ferita, un bernoccolo, uno, ma non più di uno. Vediamo se la regia è pronta a queste immagini, sono giusto un minuto però... Evidente insomma che lì qualcosa è successo, perché o tuo fratello è caduto, come dici tu, è rimbalzato in più punti, o qualcuno l'ha colpito e lì c'erano solo, e si vede bene, poliziotti o tifosi della Samb. Quindi presumo che i suoi amici non l'abbiano picchiato, insomma. No, ma poi qualcuno, io ho letto le carte, qualcuno diceva, siccome c'è stato un testimone che da un balcone ha visto 20 ragazzi contro uno, poi sempre questo testimone ha detto, ho capito che i 20 erano tifosi della Samb perché sono tornati, esatto. Ma poi se si vede, poi più avanti sicuramente si vedrà Luca mentre sì. Scappa con gli altri, ha il volto completamente pulito, sì. Prima di arrivare sì. Sì. Davanti al cellulare, ha il volto pulito, cioè non c'ha nessun segno di violenza. Un'altra cosa, un'altra coincidenza che mi pare strano, è che lui ovviamente con gli amici, qua si vede, scusa, quando lo sì, svegliano un attimo, sì, insomma, che si vede il bernoccolo a sinistra, adesso si vede il bernoccolo a sinistra, sì. Dimmi, stavi dicendo, scusami, che lui fa questi 100 metri per andare verso i tifosi vicentini, ne fa altri 50 per tornare indietro, quindi ne doveva fare altri 50, guarda caso dove è scivolato, davanti allo sportellone del cellulare della polizia, cioè proprio lì davanti dove escono i poliziotti, dalle immagini si può vedere, lui è scivolato proprio lì davanti. I poliziotti nelle carte dicono alcune cose che poi le immagini smentiscono. Adesso tu mi hai detto tuo fratello è diffidato, quindi 5 anni di diffida, per cui oltre a quello che ha subito, ora anche, vabbè, questa magari è la cosa minore, sicuramente tutto quello che ha subito, perché insomma è stato tanto tempo in ospedale e ha sì. Dovuto subire più di un intervento, ora come sta lui? Ma guarda, io dico a tutti che per come è entrato quella sera, noi ci riteniamo fortunati e miracolati, per come è entrato quella sera e per come io ho lasciato quella domenica sera all'ospedale. Io mi ricordo che fece l'ultima tacca a 12:15, mi chiamò il neurochirurgo che era di guardia, mi disse testuali parole, mi disse se riusciamo a salvarlo lui diventerà uno scemotto in stato vegetativo, testuali parole. Quindi vederlo adesso che comunque ha ripreso la sua autonomia, essenzialmente lui, anche se non è totalmente lui, perché comunque lui non sente più i sapori, gli odori, ha un'andatura claudicante. E cioè, poi lui era uno abbastanza grosso, adesso ovviamente ha perso chili, ha perso la sua muscolatura, ha dei vuoti di memoria e non ha la sua proprietà di linguaggio che aveva prima. Intanto chiedo alla regia se possono mettersi in contatto con Luca, così lo sentiamo direttamente, appena c'è me lo passate. Qualche messaggio intanto, Fabrizio? Sì, sono arrivati i primi messaggi, giustizia per Luca, giustizia per tutti. Verità giustizia per Luca Fanesi, firmato da Silvano, ma davvero ci sono ancora dubbi riguardo il responsabile dell'ennesimo massacro? Giustizia per Luca, un abbraccio alla famiglia. Numero di identificazione per le forze dell'ordine,
un altro, le dinamiche sono sempre quelle, pestaggi gratuiti e poi via varie versioni ufficiali. Basta abusi, basta pestaggi, numeriamoli. Questo è un altro argomento che toccheremo sicuramente, perché poi in queste ultime settimane molte tifoserie sono tornate, insomma, a chiedere che vengano inseriti i numeri identificativi sulla divisa dei poliziotti. Poi di questo parliamo anche con Daniele Belotti, che dovremmo sentire al telefono. Intanto ci fa piacere sapere che Luca abbia potuto riprendere parte della sua vita. Lui ricorda quello che è successo in quel frangente? No, lui purtroppo ricorda solo che è uscito dalla curva, si è messo sul pulmino insieme agli amici e ricorda solo di aver mangiato un panino e bevuto una birra, dopodiché non ricorda niente. Dovremmo averlo raggiunto. Pronto? Sì, buonasera. Luca, buonasera, benvenuto. Posso darti del tu? Sì, come no. Luca, intanto come stai? Come sto? Fisicamente non bene, psicologicamente ancora meglio. Come devo stare dopo quello che mi hanno fatto e quello che mi stanno facendo con archiviando tutta la situazione. Io voglio andare fino avanti, con la giustizia, voglio giustizia e verità. Giustizia e verità, che è stato deve pagare, che è stato deve pagare tutto quello che adesso ho io. Io adesso non sto bene più, non ho più la mia vita, non ho più niente. Quindi purtroppo dire non ci si può andare, devo andare avanti. Con la famiglia sto cercando di andare avanti. Com'è cambiata la tua vita da quel 5 novembre? Drasticamente? Sì, ho dovuto fare tutto. Sto facendo un po' tutto. Quasi ogni giorno devo andare in ospedale per fare delle cose, per vedere come sto sulla testa. Poi tutte le pasticche che devo prendere, non sento più odori, non sento più niente, diverse cose non vanno più, dicono che le riprenderò, ma non credo più. Ti hanno tolto una bella parte della tua vita, insomma. Quello sì, 45 anni non ho più la vita che avevo prima, non sto più tranquillo, non c'ho più niente. Adesso, se prima stavo al 90%, al 99%, adesso sto al 40%, diciamo, se non 50, ma nemmeno 50, al 30-40%. E che devo fare? Niente, purtroppo è successo e devo andare avanti. Io però voglio la verità di tutto. Infatti, la giustizia e la verità voglio di tutto. Infatti c'è stata una richiesta di archiviazione ora? Sì, adesso c'è un ricorso che si farà ad aprile. Per tutto quello che stava dicendo poi mio fratello, perché ci sono diverse cose che non hanno fatto, i testimoni, quello che ho io in testa che non hanno detto, e quindi vedremo un attimo come sarà la situazione. Mi scusi se parlo male, ma no, a volte non riesco nemmeno a parlare tanto. Ci mancherebbe. Beh, adesso, quindi, cioè, tra l'altro, tu fai parte di quei 28 che poi sono stati diffidati. Sì, più o meno 25-30 persone che hanno, sì, a me mi hanno dato il DASPO, io non ho fatto niente, mi hanno dato anche quello. Anche questo ti hanno aggiunto? Come, scusi? Anche questo ti hanno aggiunto? Sì, anche questo, sì. Nonostante tutto, mascherato e pure il DASPO mi hanno dato, sì. Stavamo vedendo intanto una serie di striscioni che molte tifoserie di qualsiasi categoria, di qualsiasi sport, hanno fatto per chiedere verità e giustizia per quanto ti è successo. Credo che, insomma, il mondo del tifo ti sia stato molto vicino, per quello che può servire. Sì, infatti io vorrei dire a tutta Italia, tutti gli ultras, tutti i tifosi dell'Italia sono stati vicini, tutti quelli che mi hanno visto, quelli che sono venuti a trovarmi a Vicenza all'ospedale, tutti. Ma anche in Europa, in Bayern Monaco, Freiburg, Friburgo, mi hanno aiutato tanto e mi stanno aiutando. Questa è la cosa più che mi fa piacere, nel senso che non sto bene, però cerco di andare avanti perché c'è gente che mi aiuta. E poi tutto il gruppo, il mio gruppo, che è i futuri motivi, mi hanno sempre supportato, mi hanno sempre fatto qualcosa, adesso mi stanno agitando, mi stanno
aiutando tantissimo, mi stanno aiutando tantissimo, tantissimo. Se non era loro non lo so come stavo, oltre la mia famiglia, va bene. Luca, senti, tu non ci stava dicendo tuo fratello che tu non ricordi esattamente quello che è successo, hai un vuoto di memoria di quel momento? Non la sento però. Scusami, stavo dicendo che tuo fratello ci raccontava che tu purtroppo sì. hai un vuoto di memoria, quindi non ricordi esattamente sì, quello che è successo in quel frangente, però presumo che i tuoi amici, quelli vicino a te, insomma qualcuno abbia visto, insomma che qualcuno... Sì, sì, molte persone hanno visto proprio chi è stato, quindi si sa bene chi è stato. È solo che qualcosa non lo vogliono dire, perché si sa bene chi è stato. Ci sono testimoni che hanno detto che delle persone mi hanno proprio massacrato sulla testa. Cosa vorresti, Luca? Tu cosa vuoi ottenere? Verità? Io voglio la verità, la giustizia e la verità. Chi è stato deve pagare, perché non si fa, queste cose qua non si devono fare. Io voglio soltanto la verità, la giustizia. Come tutti, perché tante persone, adesso ci sono diverse cose che sono sì. successe, quindi voglio la giustizia, deve essere per tutta, la verità deve essere per tutta, per tutti. Non è che soltanto chi va a vedere la Cambrettese deve sempre pagare. Io non ho fatto niente, come tanti altri che non hanno fatto niente. Quindi vorrei che tutto ci sia giustizia dappertutto, e la verità. Luca, guarda, te lo auguriamo davvero di cuore, perché quello che ti è successo è gravissimo, purtroppo non sei il primo caso, speriamo che quantomeno il tuo sia l'ultimo, anche se poi dopo di te, insomma, purtroppo altri casi analoghi sono accaduti, però speriamo davvero che la verità per quanto ti riguarda arrivi e che questo non debba più succedere, perché quello che è successo a te non deve più succedere a nessun altro, perché è una cosa assolutamente inammissibile. La vita, purtroppo la tua vita di prima non te la può restituire nessuno, io ti auguro che tu possa riprendere ancora, già insomma da come erano partite le cose dall'inizio, grazie a Dio un po' della tua vita te la sei ripresa, certo non è la vita di prima e nessuno può augurarsi una cosa del genere, però mi auguro che tu possa stare sempre meglio e davvero che ti venga restituita, ti venga data giustizia quantomeno. Ogni giorno vado avanti, ogni giorno una differenza, è una cosa brutta, ogni giorno vado avanti. Io non so che dirvi, vi ringrazio tanto perché che mi avete chiamato, vi ringrazio tantissimo, ringrazio tutti quelli che stanno con me, che mi stanno aiutando, tutti, dal primo all'ultimo, tutti. Luca, tutti. In bocca al lupo per tutto. Grazie mille, grazie a lei, grazie mille. Grazie a te, ciao, grazie, buona serata. Buonasera, grazie. Vuoi leggere qualche messaggio, Fabrizio? Sì, sono arrivati altri messaggi, unica soluzione numeri di identificazione, un grande abbraccio a Luca e alla sua famiglia, avanti sempre, giustizia e verità, un abbraccio a Luca, non mollare, gli ultras sono con te. Onore al ragazzo della San Benedettese, quello che stanno facendo a tutti i tifosi è orrendo, guardate anche solo quello che è successo a Bergamo, ai ragazzi di Bergamo a Firenze, non ci sono parole, firmato Simone. Poi un ultimo messaggio, le violenze della Celler prima sperimentate in qualsiasi modo sui tifosi allo stadio e alle manifestazioni politiche, ora stanno per essere riversati completamente su cittadini che oltre alle fatture perdono la vita per mano dei soldatini manovrati da uno stato dittatore. Saluti da Manuel. Molto forte. Allora mi fermo, devo fare un breve break, poi vediamo delle immagini che avevamo fatto proprio l'anno scorso, perché dopo pochi giorni da questo bruttissimo episodio i ragazzi di San Benedetto avevano fatto un incontro proprio fuori dallo stadio, avevano raccolto la gente intorno a sé, c'erano molti giornalisti perché la stampa, devo dire, ha dato subito una grande attenzione a questo fatto e mi pare che insomma abbia creduto la versione fornita dagli amici di Luca in quel frangente, non di Luca perché in quel momento Luca non poteva raccontarla, però mi sembra che ci sia stata una buona attenzione. Quell'occasione ricordo che Giorgio e i ragazzi di San Benedetto insomma parlarono con la gente di San Benedetto per spiegare quello che era successo chiedendo giustizia. Noi c'eravamo e quindi vediamo una parte di quel servizio che avevamo fatto dopo la pubblicità. Giulia
Adriana e Sara a Ospitaletto Brescia in via 2 giugno 62 barra A, zona Trepola. Giuliana e Sara, tabaccheria, edicola, cartoleria, libreria, fotocopie, articoli regalo, ricevitoria Lotto e super Enalotto, ricariche telefoniche, bolli auto e articoli per la scuola. Giuliana e Sara a Ospitaletto Brescia in via 2 giugno 62 barra A, telefono e fax 030 6840 484. Vuoi personalizzare qualsiasi articolo di uso comune? Ci pensa Serilogo. Con attrezzature all'avanguardia, stampa su tessuto e materie plastiche, serigrafia su oggetti, anche tutto tondo, stampa digitale di banner e striscioni, decorazioni su vetrine e automezzi, incisioni a laser su articoli in metallo, legno, pelle e materie plastiche. Vuoi rendere originale la tua felpa o il tuo cappellino? Rivolgiti a Serilogo, Arezzato Brescia, in via Industriale 19. Per ulteriori dettagli visitate il sito www.serilogo.com. Da sempre un grande lavoro di ricerca per garantire ai nostri clienti la massima qualità. Natale con i tuoi, ma Pasqua con noi. Macelleria Liberini, in via Disciplina 70 Arezzato. Telefono 030 27 91 315. Opel Mokka X, anche con trazione integrale intelligente. Opel Mokka X, tecnologia tedesca per tutti. Da Z Veicoli a Bergamo in via Percurnasco. Empatica CBD Store a Brescia in via Diaz 14A. Il numero 1 per prodotti CBD, oli, capsule, chewing gum, gocce sublinguali o solubili in acqua e le nuovissime perle CBD. Inoltre, ampia selezione di alimenti dolci e salati, bibite e cosmetici. Empatica CBD Store, il negozio di Brescia numero 1 in Italia. Di vederci nel luogo più importante della vita nostra, sotto la curva nostra, a San Benedetto, nella nostra città, per parlare tra noi, perché alla fine noi giornali ce ne sbatte il cazzo, ragazzi. Purtroppo hanno aspettato 15 giorni prima di mettere la verità. Purtroppo siamo abituati, però andiamo avanti, perché l'ultras è quello che lotta fino alla fine, quindi testa alta, andiamo avanti per un unico obiettivo, quello di far uscire prima di tutto Luca da quel letto d'ospedale. Ragazzi di Vicenza abbiamo deciso di per lì un attimo, perché sono stati grandi, perché ti ripeto, appena conosciuti non pensavo una cosa del genere, invece sono stati molto meglio, penso, di persone di San Benedetto. Per fine di tutto, quando c'è stato un contatto con i tifosi di Vicenza, è arrivato un cellulare della polizia che, invece di magari di blindare l'agenda e magari pure fermare qualcuno, iniziava a manganellare altezza uovo. E in quella situazione lì, purtroppo un ragazzo è rimasto a terra con
prendendo una manganellata, ma è ripresa Sensi, è caduto a terra e ha preso addirittura delle manganellate mentre stava a terra. Ma voi vi siete accorti di quello che è successo e avete chiamato voi l'ambulanza? Allora, io personalmente mi sono accorto alla fine quando stavo tornando verso i pulmini, mi sono girato per vedere come stavamo messi noi ragazzi. E girando ho visto questo ragazzo a terra, lì per lì pensavo che era un poliziotto, sinceramente, che avesse, invece purtroppo era Luca. E quando ho visto questa cosa siamo tutti corsi vicino al ragazzo, è arrivata l'ambulanza tipo dopo 5-6 minuti, io ho contattato il fratello per farlo andare al pronto soccorso perché stava portando Luca al pronto soccorso. Si è parlato in questi giorni, qualche giornale ha ipotizzato che forse c'è qualche testimone che può avere visto, voi ne sapete qualcosa? Sì, sappiamo che ci sono 2-3 ragazzi che erano sul posto e sono in contatto con gli avvocati della famiglia. Ma la questura si esprime in questo senso? Sinceramente questo non lo so. La squadra, la società hanno organizzato qualcosa, qualche iniziativa? Addirittura, vabbè, come c'è in Italia, la società ha chiesto il permesso di poter indossare la maglietta Forza Luca per l'ingresso in campo oggi e è stato negato da parte della Lega, quindi possiamo immaginare come stiamo messi. Voi cosa avete intenzione di fare adesso? La cosa principale, dopo, da appena successo l'episodio, siamo pensati alla salute di Luca, quindi adesso la situazione è sempre grave, però stazionaria. Quindi oggi abbiamo pensato, in accordo con gli altri gruppi della curva, di informare la gente, anche il semplice tifoso, invitando pure la stampa, tutti quanti, di come stanno realmente andati i fatti, perché in questi 15 giorni è stato detto di tutto: caduta da solo, caduta contro un cancello. Invece nessuno ha detto, anzi, ultimamente è uscito fuori la verità. Però noi vogliamo informarlo con gli occhi di gente che stava sul posto, che ha visto quello che è successo. E quindi oggi la cosa principale è informare la gente dell'accaduto e dire che, come poteva esserci Luca, poteva esserci un ragazzo, un anziano, e fare in modo che, nel senso, informa la gente che quello che è successo a Vicenza, speriamo, non possa succedere in futuro. Un'ultima cosa, la città di San Benedetto e anche la stampa vi sta dando credito in questa vicenda? Ovviamente sì, purtroppo, come sempre, tu devi un attimo alzare i toni per cercare di ascoltarti. Buongiorno, lì a San Benedetto c'era anche Luigi, inviato delle Iene, poi vedremo, io ho fatto una chiacchierata anche con lui. E sono stati, mi sembra, i primi a far vedere delle immagini girate da un balcone in cui insomma si vedono le cose un pochino chiaramente. Intanto si vede Luca che corre insieme ad un altro ragazzo di San Benedetto, passano dietro la camionetta, l'altro ragazzo esce e Luca non esce più. Allora, all'inizio credevamo che fosse così la versione, invece Luca... Quando il video inizia, già Luca è già dietro la camionetta. È già dietro perché poi quel ragazzo che alza le mani l'abbiamo contattato e ha testimoniato anche lui, dicendo che lui alza le mani perché vede Luca per terra in mezzo al sangue e due celerini che si allontanano da lui. Quindi alza le mani proprio per dire non sto facendo niente. Ma quel video è importantissimo, primo perché è l'unico che sono riuscito direttamente io a prendere e poi ho dato alle Iene, e quindi questo video, dell'esistenza di questo video, diciamo che molte persone non sapevano appunto dell'esistenza. E perché dico questo, se posso andare avanti? Certo. Perché tra tutto il materiale che c'è avuto ci sono, io ne chiamo, 4 macro contraddizioni che poi magari dopo, e invece altre contraddizioni più o meno importanti. Intanto ci sono 5 versioni di come sono successi gli incidenti: la vigilessa che dice una cosa, un poliziotto che dice un'altra, alcuni tifosi di Vicenza che dicono un'altra ancora, i tifosi della Samp che ne dicono ancora un'altra, e chi ha ripreso il video che dice come, ed è quello più inerente alla realtà. Quindi qui qualcuno non dice la verità. Inoltre i poliziotti nelle loro deposizioni tutti dicono di non aver, vado al succo perché ci sono anche tante altre sfumature che non riportano, tutti, non ce n'è uno che dice di aver, tutti dicono che hanno manganellato alle gambe. Queste deposizioni avvengono prima dell'uscita del video delle Iene.
Nel video delle Iene invece si vede chiaramente un, non solo, allora sì, tutti i poliziotti che scendono sul marciapiede dicono che vedendo 20, 30, 40 persone con i bastoni, per non essere travolti, per non essere loro travolti, manganellano, ma solo in questo senso interpretazione per difendersi. Intanto da delle foto della scientifica si vede che sono servite per da spari tifosi, si vede che su 30 ragazzi 27 passano non dal marciapiede, dalla parte della aiuole, 3 passano dal marciapiede, quindi travolti da chi? Da 3 persone? Travolti da chi? Da 3 persone. Queste sono foto della scientifica che ci sono. Certo. E poi nel video delle Iene si vede che un poliziotto mente, perché se tutti i poliziotti nelle deposizioni dicono abbiamo tutti manganellato alle gambe, nel video delle Iene si vede che c'è un tifoso che cade, sì. Questo poliziotto rincorre il tifoso, manganella alla schiena, non alle gambe, il tifoso viene ribloccato e un'altra manganellata, penso, dalla cintola in su. Quindi lì c'è uno che mente. Ma queste cose io l'ho viste mettendo a confronto le varie versioni. Cioè lì c'è uno che mente, e allora mi può venire anche l'idea che forse non ce n'è solo uno che mente. Parlando, mettendo a confronto le deposizioni dei poliziotti con il video, perché lì si vede chiaramente che c'è uno che manganella alle spalle, quindi rincorre sulla schiena. Quindi se tutti dicono che hanno manganellato le gambe, mi dite chi è quello che manganella la schiena e rincorre un tifoso che è a terra? È a terra? Senti, ma i medici che hanno curato tuo fratello hanno mai detto se le botte sulla testa potrebbero essere compatibili con dei colpi inferti da un manganello? Allora, anche questa è una cosa che è una delle quattro, diciamo, macro dubbi. Allora, c'è una visita medico-legale che penso che una visita medico-legale che è stata fatta quando lui era già in rianimazione. Gli vedono le dita, il petto, però non gli sbendano il capo. Il capo non viene sbendato. Nell'audio si sente no, non serve, perché. Però dopo, per la richiesta di archiviazione, la richiesta di archiviazione viene fondata sul fatto che le ferite al capo sono compatibili con un impatto a terra. Ma se non l'hai neanche sbendato, se non hai visto le ferite che c'ha, visto dai documenti, da testimoni chi? Poliziotti che dicono una cosa, ma ci sono tifosi che ne dicono altre. È inquietante quello che ci stai raccontando. No, è così, è davvero così. Inquietante. Tra l'altro, un'altra cosa, c'è il coordinatore della Croce Rossa che nella registrazione audio chiama il SUEM, il 118, e dice andate in via Trissino perché c'è un tifoso marchigiano a terra che è stato manganellato dalla polizia. Tra i test questo signore non c'è. Cioè io il primo che chiamo è questo qua e gli dico scusa, ma te chi te l'ha detto che è stato manganellato? Tra i test, tra le carte che ci è arrivato, non ci sono. La procura richiede l'esame del DNA sui manganelli, viene fatto. Le risposte a noi non ci sono arrivate, negli atti non ce l'abbiamo. Ma cosa vi dicono? Qualcuno vi darà delle risposte a tutti questi dubbi? Noi adesso il 26 aprile abbiamo l'udienza dove ci opponiamo, fondata su queste quattro cose, ma anche su tante altre cose, che ho appena detto. Cioè quando un poliziotto dice, quando tutti i poliziotti dicono io ho manganellato alle gambe e io vedo un video dove questo non avviene, cioè io mi domando ma quello chi è? Cioè quello non ha deposto, non è lui tra quello che ha deposto, perché lui non è stato chiamato a deporre, se voglio pensare bene, se voglio pensare che tutti abbiano detto la verità. Cioè ci sono delle falle che sinceramente ci lasciano perplessi. Sì, allora io il servizio delle Iene io l'ho visto, credo che l'abbiano visto in tanti, ed è imbarazzante quando Luigi delle Iene va dal questore, il questore chiaramente è in evidente imbarazzo di fronte alle immagini che tu stai raccontando. E mi stupisce che non abbia voluto rispondere dicendo non voglio essere io a giudicare me stesso. Vabbè, insomma, però anche devi anche rispondere ai cittadini. Sì, ma anche questa è un'altra cosa inquietante. Cioè, quando uno dice non voglio io essere giudicato me stesso, cioè si fanno le indagini su chi si deve indagare, su se stessi. Certo. Io voglio dire, rispetto delle istituzioni massimo,
credibilità nelle istituzioni io ce l'ho, però magari uno, io quando ho chiesto, non mi ricordo, a qualche addetto ai lavori, ma forse era meglio che le indagini venissero date alla Carabinieri invece che alla Polizia, però sono più lenti. Io preferisco che siano più lenti ma che si arrivi alla verità, piuttosto che essere solerti e chiedere un'archiviazione. Allora, intanto chiedo se mi contattano l'onorevole Daniele Belotti, così parliamo un attimo con lui di quello che è successo a Firenze, perché, a proposito di manganellate date sulle gambe, perché in effetti credo che i poliziotti, l'ho imparato al processo di Paolo Scaroni, non dovrebbero mai usare il manganello sulla testa, non dovrebbero mai usarlo al contrario, però sta di fatto che poi in tante occasioni purtroppo il manganello sulla testa ci arriva. È successo anche ai ragazzi di Bergamo due settimane fa, in quel di Firenze, non so se hai seguito la vicenda, sì. Fermato il pullman senza nessun motivo, insomma ora stanno uscendo una serie di testimonianze, tra queste quelle degli autisti dei pullman, che non sono bergamaschi, non sono tifosi, no, non sono interesse, e hanno deposto davanti in questura, per cui una cosa ufficiale. Qui raccontano che la versione della polizia è assolutamente menzognera, che i ragazzi non hanno fatto niente, e anche in quel caso insomma molte manganellate alla testa. Dovremmo aver raggiunto l'onorevole Daniele Belotti. Pronto? No, hai raggiunto il Belotti. Il Belotti. Grazie. Buonasera Daniele, ciao, benvenuto. Buonasera. Allora, in studio con me c'è anche Massimiliano Fanesi, che è il fratello di Luca Fanesi, quel tifoso di San Benedetto che l'anno scorso era stato colpito a Vicenza e che è stato in coma per tanto tempo. Sì, allora, ho letto tutta la vicenda. Sì. Esatto. Daniele, tu la settimana scorsa sei stato a parlare con il questore di Firenze a seguito dei fatti ormai noti e dopo Fiorentina-Atalanta in quel di Firenze. Come è andato questo incontro? Ma l'incontro è andato soddisfatti in modo parziale, diciamo così. Perché? La soddisfazione sta nella garanzia che ci è stata ribadita che non ci saranno diffide a strascico, a raffica. Quindi 130 identificati non corrono il rischio di essere diffidati in massa, come purtroppo abbiamo visto in diverse situazioni dove ci sono state diffide di 40, 50, 60 tifosi. Esatto. Ovvio che la polizia si basa sulla propria ricostruzione e quindi sta cercando di identificare chi ha ferito i poliziotti e chi ha fatto casino. È ovvio che le ricostruzioni sono diametralmente opposte tra quella della polizia e quella dei tifosi, ovvero il punto base, al di là di tutte le varie ricostruzioni, il punto base è: i tifosi erano in strada e quindi erano scesi dai pullman o no? Perché il punto centrale è quella. Se c'erano i tifosi in strada, allora può essere giustificata una carica per farli ritornare sul pullman, ma se come hanno dichiarato decine di testimoni, più due autisti, i tifosi d'Atalanta non erano in strada ma erano sul pullman, allora c'è l'inversione della prova, ovvero perché i poliziotti sono saliti sul pullman, e tutti questi dubbi, la richiesta delle immagini, quella è la parte in cui non parlo al plurale perché eravamo presenti io e l'avvocato Riva e Saita, tutta quella parte lì, c'erano i filmati, ci può dire come la relazione di servizio che cosa dice, tutta quella non abbiamo avuto soddisfazione perché è in corso l'indagine da parte della procura e quindi il questore non può riferire in merito all'indagine. Ma l'indagine è solo per capire chi eventualmente tra i tifosi atalantini avesse avuto un comportamento scorretto o chi eventualmente avesse colpito i poliziotti, o anche per capire se davvero i poliziotti si sono comportati in maniera non corretta? Cioè, l'indagine comprende tutto? Beh, sicuramente l'indagine, essendoci anche sette parlamentari di tutte le forze politiche che hanno chiesto chiarimenti su questa vicenda. L'indagine a 360 gradi, ovvio. Ma tra l'altro, però, poi, dimmi. No, però dal punto di vista del questore hanno dei propri agenti feriti e quindi vogliono identificare chi
ha ferito queste genti. Beh, se invece poi che... risultano immagini l'esatto contrario, anche che la responsabilità può essere da una parte o dall'altra, e quindi chi ha sbagliato si assumerà e avrà le proprie conseguenze. Beh, ce l'auguriamo insomma che anche dall'altra parte, se verrà accertato che qualcuno ha sbagliato, come sembrerebbe, si assuma poi la responsabilità. Peraltro la settimana scorsa poi era uscita una nuova versione secondo la quale insomma c'erano dei tifosi viola al McDonald's e quindi tifosi atalantini volevano scendere per andarsi a scontrare con loro. Versione smentita sì, ecco, però dai dipendenti del McDonald's, mi pare. Anche lì qualcuno sì, qualcuno no, non si riesce a capire. Ma il punto fondamentale è: c'erano i tifosi viola dall'altra parte, va bene, ma i tifosi dell'Atalanta sono scesi o no? Esatto. Questo è il perno di tutto. Poi tutto il resto sta a giustificare, l'altro sembra una giustificazione per attivare il perché c'è stata la carica della polizia. Ovvio che se i tifosi dell'Atalanta hanno visto i tifosi viola dall'altra parte, allora sarebbero quindi scesi, quindi giustifichi del perché c'è la polizia. Ma i tifosi dell'Atalanta che non sono dotati di superpoteri da Superman, non so chi riesce a vedere a 3 di sera, di notte, dall'alto di una strada a 4 corsie, un gruppo di persone pronto ad aggredire i tifosi dell'Atalanta che stavano a 300 metri prima. Quindi se io devo proprio aggredire i tifosi, forse aspetto di scendere quando sono un po' più vicino, non mi faccio 300 metri di corsa sulla superstrada. Sì, ma poi comunque insomma l'hai ricordato. Però al di là di quello, il punto certo. Base più capire, avete le prove, che filmati, fotografie che fanno vedere che c'erano in strada dei tifosi d'Atalanta? Fino adesso gli unici filmati che abbiamo visto dimostrerebbero è che la verità è quella raccontata dai tifosi atalantini e dagli autisti del Pullman. Finora le uniche immagini sono quelle. Sì, infatti sono quelle raccolte. Poi noi non sappiamo ovviamente se la polizia ne ha delle altre, se sappiamo che è andata a chiederle al McDonald's, non sappiamo il contenuto di quelle immagini. Senti Daniele, quindi adesso cosa succederà? Beh, adesso vediamo gli sviluppi, adesso dovresti sentire Chico Rivo che ovviamente è certo. Più tecnico e esperto di me. I tifosi attraverso l'avvocato Rivo dovrebbero presentare un esposto, una denuncia allegando i referti. L'hanno fatto, credo, feriti. E poi bisognerà sentire la procura. Me e il procuratore che ha in mano tutto il fascicolo per vedere se è possibile una volta presentata la denuncia poter accedere alla documentazione presentata dalla polizia, e allora lì cominciamo a capire altre cose. Però senti Riva che ne sa più di certo. Me certo, senti molti si sono rivolti al ministro Salvini, e Salvini cosa risponde a tutto questo? Ma Salvini è stato a Bergamo lunedì mattina per altre faccende, per la demolizione di un'area di Zingonia molto degradata. A domanda prevista e specifica sui fatti di Firenze, ha ribadito quanto aveva detto il questore, ovvero c'è un organo giudicante che è la non inquirente, non possiamo, non può neanche il ministro interferire sulle indagini della procura. Anche ribadito però, e questo non è tale, ma se si va a vedere il video della conferenza stampa, un passaggio simbolico che ritengo importante, ovvero Salvini dice che lui è un tifoso, è un ultra. Lui ha detto che è un ultra, è uno che è stato in curva, che va in curva, e ha detto cosa c'è di male se un ministro va in curva c'è tanta gente, non vedo perché non ci possa andare anch'io.
una roba di questo tipo, detto da un ministro degli interni, non mi sembra poco. Ho capito. Daniele, invece, allora, in queste settimane, proprio in seguito... Vedremo magari se ti va, se riusciremo a organizzare una telefonata a tua trasmissione. Certo, certo, volentieri. Per parlare di curve, di stadi e di calcio. Volentieri, ovviamente. Volentieri, noi siamo a disposizione. Daniele, un'altra cosa invece, in queste settimane, proprio in seguito a quello che è successo anche a Firenze, molte tifoserie sono tornate a chiedere di mettere i numeri identificativi sulle divise. Tu che ne pensi? Ne abbiamo già parlato in una puntata con te, però credi che sia una cosa in futuro fattibile? Assolutamente, cioè è una forma di prevenzione di eventuali abusi. Va un attimino sistemata, perché dall'altro lato gli agenti dicono: se noi siamo identificabili, dopo magari qualcuno può venirci a cercare al di fuori del servizio. Quindi l'identificazione, una delle soluzioni che sta emergendo, sarebbe quella di un'identificazione a rotazione, ovvero per ogni servizio, per ogni giornata, per ogni settimana il numero cambia, certo. Però tu hai la registrazione di chi aveva, certo, il numero in quell'occasione, in quel servizio, ma non è sempre lo stesso numero che magari dopo uno lo va a nella manifestazione successiva lo va a cercare. Giusto. Questo è il punto. No, va benissimo, ma tu credi che ci si possa portargliela a pagare in termini giudiziari in strada, e allora non bene. Ma tu credi che ci si possa arrivare? Io non ho sentito grandi contrarietà, anche rappresentanti di polizia li ho sentiti favorevoli sul genere. Sì? Li ho sentiti favorevoli, alcuni, ovviamente ce ne sono altri che sono contrari. Mi sembrava che alcuni sindacati non fossero... È un po' come le macchine e le volanti, sono tutte numerate. Certo. Quindi tu sai, non è che gli stessi agenti hanno sempre la stessa macchina. Esatto. Però hanno la macchina numerata, perché serve il numero della macchina? Anche per situazioni di identificare che macchina c'è in giro, che era in questo punto, che ha fatto quest'altro, a disposizione di testimonianze di cittadini. Va bene, Daniele, ci teniamo aggiornati e quando sei da queste parti ti aspettiamo. Speravo che non mi dicessi se hai un buco libero. Daniele, vieni a trovare. Daniele, fai il bravo, sei un parlamentare. Sì, lo so, è vero, però quando parlo con te in diretta o in privato... sono stato bravo, serio, fino adesso, lasciami una licenza di sbragare ultimi 30 secondi a telefonata. Daniele, grazie, buon proseguimento di serata. Ciao. Ciao Daniele, grazie, ciao. Mi auguro che insomma quello che ha detto possa davvero avverarsi, perché io ora non so bene quale sia la posizione di tutti i sindacati di polizia, però so per certo che alcuni, non mi ricordo, forse il SAP, ma non vorrei dire una stupidaggine, mi sembra che siano invece, fino ad oggi almeno, fossero contrari all'introduzione dei numeri identificativi. Ma da quello che so io sono nettamente contrari. E non si capisce perché, la soluzione che ha ipotizzato Belotti mi sembra ideale. È vero, non possono correre il rischio di avere ritorsioni, però se il numero cambia ogni volta... No, certo, però cioè, se loro in ogni situazione che c'è stato un civile e la polizia, non c'è stata mai un'ammissione di colpa. È vero. Loro hanno sempre detto di aver operato bene. Questo è vero. No? Hanno sempre detto di operare bene. Quindi? Se tu non c'è niente da temere, se tu operi bene, se tu fai le cose secondo legge, ma chi ti viene a cercare? Infatti. Ma chi ti viene a cercare? Ma anche perché io adesso non so, ma c'è una cronologia dove c'è stato qualcuno riconosciuto, io penso che Gabriele Sandri è stato riconosciuto chi ha sparato, no? Adesso non faccio... No. Cosa? Cioè c'è stata qualche ritorno? Non mi sembra. Non mi pare, io almeno... Perlomeno non mi sembra, adesso... Cioè, perlomeno non sappiamo, non è uscito, esatto, nulla. Non lo sappiamo, non è uscito, ma non credo. Quindi questo fatto della ritorsione mi sembra una risposta tanto per dirla, perché tu sei il tutore dell'ordine.
Ma io parlo con grosso rispetto delle istituzioni. No, no, certo. Cioè, è una riflessione importante perché siamo uno dei pochi paesi in Europa a non avere questo. Ce l'ha la Turchia, se non sbaglio. Sì, sì, ce l'hanno. Allora loro. Lì, se qui ci sono le ritorsioni in Turchia, che sembra che è un paese dove le regole si interpretano a seconda delle soluzioni, no? Da quello che noi possiamo dire. Cioè, non le ritorsioni di cosa? Di chi? Tu agisci come secondo legge. Se tu agisci secondo legge, se tu manganelli alle gambe, se tu arresti la gente che delinque, ma chi ti deve venire a cercare? Qualche messaggio, poi mi fermo. Allora, ogni volta che purtroppo si verificano queste situazioni tornano in mente gli episodi analoghi del passato. Mi domando come mai viene puntato sempre solo la lente di ingrandimento contro gli ultra e mai contro le forze del disordine. Ogni anno aumentano i controlli e la repressione solo da una parte, firmato Stefano. Una domanda, visto che oltre al danno fisico la famiglia avrà anche delle spese da affrontare, c'è qualche maniera per aiutare Luca anche da un punto di vista economico? Chiedono scusa per la domanda poco delicata e fanno complimenti per la trasmissione. Grazie, però in effetti l'anno scorso era stato aperto un sì, conto. Sì, no, è ancora aperto, ancora aperto. Quindi chi volesse eventualmente? Sì, magari dopo ti lascio, adesso io non ricordo bene, ovviamente certo. Le spese sono forse tante. Forse è questo, forse se è quello dell'anno scorso sì, è questo. Esatto, sì. È questo, però presumo che insomma si possa trovare anche in rete, oppure chiedendo ai ragazzi sì, di San Benedetto. Sì, se si chiede ai ragazzi di San Benedetto, sì. Va bene, allora io mi devo... Allora, un paio di messaggi. Verona, Vicenza, Padova, Firenze, le parti della cedere sono sempre quelli. Ora lo Stato intervenga fermando questi teppisti e numeriamoli. Prima battaglia per tutti gli ultra deve essere quella dei numeri di identificazione. Lo dobbiamo a tutti quei ragazzi che sono stati massacrati. Numeriamoli. Quando ci sono filmati ufficiali, quando le telecamere si spengono, non servono grandi indagini per capire com'è andata. Verità e giustizia. Mi fermo, faccio una breve break pubblicitario, poi vediamo una seconda parte di quel servizio che avevo fatto l'anno scorso a San Benedetto, dove appunto io ho fatto anche una chiacchierata con Luigi Delle Iene che ci spiega perché hanno deciso di interessarsi alla casa di Luca. Fra poco. Il carattere di un SUV ma l'agilità di una city car. Oggi arriva Opel Karlarox, il mini SUV da città. Opel Karlarox, tecnologia tedesca per tutti. Da Z Veicoli a Bergamo in via Percurnasco. Nembrini, con esperienza ventennale nel settore degli impianti elettrici, propone servizi di assistenza, noleggio, vendita e manutenzione 24 ore su 24 di gruppi elettrogeni, materiale audiovisivo, luminotecnico, torri faro e linee elettriche, con componenti conformi alle normative, dalla progettazione all'installazione professionale per manifestazioni ed eventi in genere. L'azienda Betty è un'organizzazione all'avanguardia che, seguendo i più innovativi principi della logistica e del marketing, è in grado di offrire una diversificazione dei prodotti e dei servizi non comune nel settore beverage. Un'accurata ricerca qualitativa porta quotidianamente a selezionare migliori produttori di birre e vini, sia italiani che esteri. L'azienda Betty è a Cividate al Piano Bergamo, in via Roverselli numero 2. Per maggiori informazioni potete consultare il sito www.betty.net. Bere Betty, vivere lo stile. Trapattoni Marmi SRL, una realtà moderna con 50 anni di esperienza. Specializzata nella lavorazione di ogni tipologia di pietra naturale ed artificiale provenienti da tutto il mondo. Realizza materiali per l'edilizia e l'arredo in genere con la massima attenzione alle esigenze della propria clientela e alla ricerca del miglior risultato. Vieni a trovarci ad Almine, in via Bergamo 14 o visita il nostro sito trapattonimarmi.it. Sound Service, impianti di amplificazione ed illuminazione, strutture in alluminio, palchi e coperture, progettazione e consulenza tecnica di ogni tipo di evento, convention aziendali, lanci prodotto, stand fieristici, eventi di piazza, maxi proiezioni, moda, concerti live, spettacoli teatrali e televisivi. Insomma, Sound Service, Purity of the Sound.
bravo. Sono scomodate le Iene per il caso di Luca? Si stanno scomodando. Sì, siamo qui per cercare di capire che cosa è successo il 5 novembre, per chiarire appunto cosa è successo fuori dallo stadio. Ci sono due versioni, come penso sapete tutti: da una parte c'è qualcuno che accusa la polizia di aver picchiato Luca, dall'altra la polizia che dice no, è caduto. C'è un referto medico, il quale così lascia alcuni dubbi. E queste cose ovviamente vanno studiate dalle persone competenti. Noi siamo qui per capire proprio anche dalla tifoseria, dal capo degli ultra, sentire le voci di secondo loro quello che è successo. Poi andremo ovviamente a Vicenza, sentiremo anche l'altra parte, quindi l'altra tifoseria, gli altri ultra, e poi ovviamente andremo anche dalla polizia e da lì cercheremo di raccontare quello che è successo il 5 novembre. Non è la prima volta che tu, tra l'altro, personalmente ti occupi di casi analoghi. Pensa che io sono l'ultima persona che può parlare di calcio, perché non ne capisco nulla e non mi piace il calcio. Però io ho raccontato diversi anni fa la curva del Brescia 911, perché a me personalmente piace la storia e la cultura che vivono le persone che fanno parte di una squadra, no? Ci siamo e mi sono, tra virgolette, diciamo, interessato alla storia che invece sto raccontando, semplicemente non per dire che il tifoso, l'ultra, non deve andare allo stadio, non deve picchiarsi, perché ovvio che non si dovrebbero fare queste robe, però stiamo parlando di persone che hanno un certo tipo di cultura, ok, e quella non la possiamo eliminare, dobbiamo cercare di capire. Qui si tratta invece di capire se una persona che appartiene alle forze dell'ordine ha eccesso in qualcosa che invece dovrebbe fare. Ecco, questo vogliamo capire. Grazie, complimenti per quello che... Grazie a voi. Allora Massimiliano, mi dicevi che c'è stata questa richiesta di archiviazione, quindi ora le cose come stanno? Cioè a livello processuale come si è proceduto, che punto si è? Beh, adesso abbiamo depositato la nostra opposizione a questa richiesta di archiviazione proprio perché secondo noi ci sono diverse falle, diversi dubbi su alcune testimonianze, come ti dicevo prima, dubbi perlomeno, diciamo, prima è stato un verbo forte, qualcuno mente. No, magari voglio dire, ci sono dei dubbi su alcune deposizioni e sui filmati che avevamo, su determinate condotte e comportamenti che noi reputiamo non essere stati approfonditi, quindi proprio ponendo le fondamenta su queste cose ci siamo opposti a questa richiesta di archiviazione e se ne discuterà il 26 aprile. Ma la richiesta di archiviazione su quali basi si poggia? Perché? Allora, la base su cui si poggia principalmente sulla visita medico-legale fatta da questo consulente della procura, dove non sbenda per niente il mio fratello durante la visita, quindi dice che quelle fratture sono dovute anche, visti i documenti e le testimonianze. Testimonianze, noi abbiamo portato diversi ragazzi a Vicenza a testimoniare e almeno quattro ragazzi hanno detto di aver visto cose diverse da quello che dicono i poliziotti. Altri ragazzi dicono: noi non sappiamo com'è caduto, però abbiamo visto a terra Luca e sopra c'erano delle persone che non facevano quello che dovevano fare. Quindi testimonianze, o si tengono le testimonianze di una parte e dall'altra sullo stesso piano con pari dignità,
perché se no qui si parte già battuti dall'inizio. Tra l'altro tu prima dicevi che insomma, lui era a terra e nessun poliziotto è andato a vedere. Chi ha chiamato l'ambulanza? Poi l'hanno chiamata subito? Sono passati, è passato del tempo? Ma come si vede anche dal video, sì. I primi a soccorrere Luca sono gli amici. Poi come potete vedere video, proprio davanti al portellone della celere è successo. Sì, sì, sì. E anche questa è una coincidenza che perlomeno vogliamo approfondire ancora di più. Come ho detto prima, 100 metri ad andare verso i Vicentini, 50 a tornare indietro. E cade proprio lì. E cade proprio davanti allo sportellone, perché magari incontra i Celerini dicono delle cose, ma queste cose non ci convincono, perché le immagini ci dicono tutt'altro. Le immagini, non solamente le testimonianze, le immagini ci dicono che c'è stato un modus operandi che non deve essere da tutore dell'ordine. Dicevi invece dell'ambulanza, chi l'ha chiamato? Ma da quello che so è stato chiamato forse da diverse persone, ma da tifosi anche, da tifosi. Quindi come si vedono dalle immagini, subito dopo c'è tensione quando ritornano i poliziotti lì, c'è tensione, c'è qualcuno che urla l'avete ammazzato, qualcuno che urla contro i Vicentini, perché lì per lì non tutti sapevano cosa era successo. Quindi qualcuno ha pensato fossero stati, però come si vede dalle immagini, a parte della scientifica, lui mentre ritorna, e parliamo di 5 secondi prima di impattare in quella zona, alla faccia pulita, lui quando si alza, abbiamo visto quando si alza da terra, c'ha un bernoccolo tutto rosso qui, quindi è caduto in quel frangente. È un dato di fatto che quello che è successo davanti lì. Al portellone, non è successo prima, perché le immagini ci chiariscono questo. Poi anche altre cose ci chiariscono che lì non ci sono stati feriti, perché comunque al pronto soccorso non c'è andato nessuno, se non mio fratello. Al pronto soccorso, e ci tengo e lo sottolineo, non c'è andato nessuno. Quindi quando una persona non va al pronto soccorso vuol dire o che sta bene o che non vuole andare al pronto soccorso per motivi propri, no? L'unico ferito che è andato al pronto soccorso è stato mio fratello, con tutte queste complicanze che ha avuto. Allora, siccome il servizio che ha fatto Le Iene spiega molto bene quanto accaduto, noi questa sera non riusciamo a riproporlo, però magari la settimana prossima cercheremo di mostrarlo. Questa sera il tempo è volato perché abbiamo voluto insomma sentire un po' tutto il percorso con Massimiliano, abbiamo voluto sentire Luca. Hai ancora qualche messaggio? Sì, la prima battaglia per tutti gli ultras deve essere quella dei numeri di identificazione. Lo dobbiamo a tutti quei ragazzi che sono stati massacrati. Ogni volta che si dice che non deve succedere più, ogni volta fino alla prossima. È giunta l'ora di fare qualcosa tutti insieme. Giusto. Purtroppo un film che abbiamo già visto troppe volte, è quando un po' di vera giustizia, fermiamo chi non è degno di indossare la divisa. Sono sempre stato uno strenuo difensore della polizia e delle forze dell'ordine in generale, ma dopo quello che ho visto negli ultimi anni devo rivedere le mie convinzioni. Un abbraccio a Luca e complimenti per la trasmissione. Ultimo messaggio, al di là dei numeri di identificazione, bisogna dire che i nomi dei Celerini sono risaputi, almeno quelli dei responsabili dell'ordine pubblico. Quindi, quando un reparto della Celere eccede nell'intervento, si potrebbe sapere benissimo il nome del responsabile, a meno che naturalmente non si voglia tutelare a qualsiasi costo, e alla faccia di certi slogan sdoganati proprio da chi vorrebbe tolleranza zero per chi sbaglia. Allora mi fermo, faccio l'ultimo break pubblicitario perché sono molto in ritardo, poi rientriamo proprio per gli ultimi minuti. Da sempre un grande lavoro di ricerca per garantire ai nostri clienti la massima qualità. Natale con i tuoi, ma Pasqua con noi. Macelleria Liberini, in via Disciplina 70 Rezzato. Telefono 030 27 91 315. Empatica CBD Store, a Brescia, in via Diaz 14A. Il numero uno per prodotti CBD, oli, capsule, chewing gum, gocce sublinguali o solubili in acqua e le nuovissime perle CBD.
Inoltre, ampia selezione di alimenti dolci e salati, bibite e cosmetici. Empatica Cibidi Store, il negozio di Brescia numero uno in Italia. Pian del Maggio è una cantina formata da giovani con la voglia di far conoscere il Franciacorta anche alla loro generazione, un luogo pronto ad accogliere avventurieri e ad accompagnarli in visite e degustazioni guidate. Proscenio, Capriccio, Millumino, Furente e Anna Sorrise, il Rosé. Pian del Maggio, passione per le bollicine di qualità, amicizia e sinergia per vivere il magico mondo del Franciacorta. Pian del Maggio. Telefono 030 7254 451 www.piandelmaggio.it. Opel Mokka X, anche con trazione integrale intelligente. Opel Mokka X, tecnologia tedesca per tutti. Da Z Veicoli a Bergamo in via Percurnasco. Rieccoci in diretta, siamo in chiusura, il tempo è davvero volato molto velocemente. Max, io ti ringrazio davvero di cuore per essere venuto da San Benedetto e un grosso in bocca al lupo. Ti auguro davvero di arrivare alla verità per Luca, per tutti i ragazzi che quel giorno erano a Vicenza, ma davvero per tutte le persone che purtroppo in tante situazioni si trovano ad affrontare quello che i ragazzi di San Benedetto hanno affrontato quel giorno. Speriamo davvero che le cose possano risolversi. Intanto che tuo fratello, come ha detto lui, possa stare ancora meglio, anche se mi sembra che insomma più di tanto purtroppo la sua vita non potrà averla indietro. Noi ci speriamo che possa migliorare sempre di più, è logico che più si va avanti più le cose si stabilizzano. Max, in bocca al lupo per tutto, tienici aggiornati, grazie. Noi continueremo ad occuparcene, grazie davvero. Grazie a voi. Fabrizio, grazie per essere stato con noi in questa puntata. Grazie, ci scusiamo ancora per Facebook. Sarà però non è colpa nostra, non sappiamo nostra. Che attacco sia arrivato. A questo proposito, la puntata la potrete comunque rivedere su YouTube perché già da domani probabilmente riusciremo a caricarla, per chi non è riuscito a seguirci su Facebook, la puntata sarà su YouTube. Ci sono comunque le repliche, domani alle 13.30 e alle 22.30, venerdì mattina alle 9.30, sabato mezzanotte. Io vi lascio con l'ultima parte del servizio che abbiamo realizzato proprio lo scorso anno a San Benedetto. Ci rivediamo invece in diretta sul canale 216 di Sella TV il prossimo mercoledì alle 20.45. Con noi ci sarà l'avvocato di Napoli Emilio Coppola, grande tifoso napoletano ma comunque anche grande avvocato. Grazie di cuore, buon proseguimento di serata e un abbraccio a Luca Fanesi. Pare che ci siano dei testimoni che abbiano visto quello che è successo a Luca nel momento in cui è stato picchiato. Presumo però che i poliziotti fossero con il volto coperto, casco, fazzoletto e via dicendo. Come al solito. Infatti noi puntiamo a mettere il numero dietro al casco per capire chi è la mela marcia, capito? Perché tanto il problema è sempre quello. Loro fanno danni e nessuno paga. Questa è una battaglia del mondo ultras da tanti anni, quella di inserire il codice identificativo sulle divise, come peraltro succede in quasi tutti i paesi europei, però fino adesso non siete stati ascoltati. Perché andiamo a sbattere contro il muro, contro il potere. Loro fanno parte del potere. Il problema è che noi paghiamo. In Italia tutti pagano. Gli ultras pagano più di tutti, più dei politici, più dei camorristi. E i reparti generi non pagano niente. Ne ha fatti di danni, ne ha fatti di morti. Fatti di gente che
che ci ha avuto tanti problemi, capito? Però non pagano. Purtroppo la vicenda di Luca è solo l'ultima di una lunga serie, perché ora, senza entrare in altri ambiti, però se restiamo nell'ambito stadio, ne sono successe tante di cose tipo quella di Luca negli anni. Ne sono successe tante, poi noi qua nella nostra realtà ne abbiamo subite pure tante, noi abbiamo avuto provocazioni, abbiamo pagato cose fatte per domeniche prima, di casini fatti, poi ce l'hanno fatte pagare dopo 2-3 domeniche, capito, con provocazioni, sempre di sti reparti genere. Io dico, il discorso che facevo prima, se tu fai muratore, se tu fai carpentiere, se tu fai marinaio e non sai fare il tuo lavoro, tu ti trovi senza lavoro, capito? In mezzo ai reparti, non dico che sono tutti così, però ci sta assieme le marce, capito? E questi devono pagare, quelli sono tutti uguali, sono tutte figurine, sono tutte uguali. Dobbiamo mettere sto numero, in Europa ci sta, esiste sta legge che i reparti hanno i numeri identificativi, giusto? E qua in Italia no, perché fa comodo a qualcuno. Senti, tu hai detto una cosa importante prima, assolutamente veritiera. Gli ultras pagano sempre per gli errori che fanno, anzi pagano anche quando non sbagliano in realtà. Quindi voi vi siete sempre assunti le responsabilità di quello che fate, perché spesso si dice lo stadio è una zona franca, è assolutamente vero il contrario però. Lo stadio è la zona più controllata che ci sta in Italia. Lo stadio e le zone intorno allo stadio, telecamere, filtraggi, prefiltraggi, tutte queste cose qua. E noi abbiamo sempre pagato. Poi c'è sta gente che ha fatto la galera, come dappertutto, in tutte le piazze. Galera, diffide, a volte giuste, a volte non giuste, capito? Continuiamo sempre a pagare, andiamo sempre avanti, sapendo che se uno sbaglia è anche giusto che paghi, capito? Però se sbagliano loro, qualcuno deve pagare. Voi siete consapevoli del fatto che andando a scontrarvi contro i rappresentanti dello Stato potreste anche avere dei problemi, però comunque è una cosa giusta da fare. Ma come no? Cioè, noi sicuramente... andiamo avanti con sta lotta sicuramente perché lo dobbiamo al nostro fratello Rosso Blu e andiamo avanti, costi quel che costa, e sappiamo che dobbiamo scontare tanto, che il futuro sarà nero per noi, sarà molto molto nero, non lo sappiamo, però andiamo avanti. O sei ultras o non sei ultras, se sei ultras andiamo avanti fino alla fine, come tutti questi ragazzi che stanno qua, capito? Noi andremo avanti fino alla fine e costi quel che costi.